densa di contenuti, istruttiva, forse anche vitaminica, la conferenza svolta dal dottor Carmelo Filodomo del Centro Culturale Vincenzo Pattoni Tedeschi. Pillole scadute di medicina catanese, questo è il titolo. Non sappiamo neanche cosa significa. E allora dobbiamo un pochettino stare a passo con i tempi. Noi qui come centro culturale abbiamo l'obbligo di non dimenticare, di essere a passo con i tempi, ma di non dimenticare da dove veniamo, perché il passato è figlio, anzi è padre del presente, per proiettarci nel futuro. Senza passato non possiamo dire che siamo figli di qualcuno. Allora, per non dimenticare è la cosa essenziale. Pillole scadute, perché purtroppo molte cose che noi dicevamo e che ancora tentiamo di dire, non tutti li capiscono. Medico chirurgo, urologo di chiara fama, ex primario ospedaliero, con oltre 40 anni di esperienza sul campo, il dottor Filogomo, da anni in pensione, è intenzionato a dare seguito letterario alla sua professione condotta sempre col massimo rigore e dedizione. L'oratore, nel modo più semplice possibile, ha spiegato gli antichi vocaboli e i modi di dire dei catanesi quando si recavano negli ambulatori o negli ospedali per un problema di salute. Una terminologia ormai desueta, appunto scaduta, ma che costituisce oggi un prezioso patrimonio da conservare. Ti faccio una scarificazione, cioè ti graffio il braccio, dove inietto una piccola quantità di questi germi affinché il tuo corpo si immunizzi come se avesse un piccolo vaiolo, ma che di fatto non ce l'ha. Quindi questa cicatrice non è una puntura, è perché ci hanno tagliato, scarificato, ci hanno levato un pezzettino di pelle e gli è messo lì sopra, proprio stampato, un poco di materiale dovuto al vaiolo. E quindi in posteggio ci sono rimaste proprio perché era una pelle scarificata, non era una puntura. Così l'oratore ha spiegato il significato dei pusted, vaccini contro il vaiolo, dovemmo tagliarino, parsite del corpo vermetemia, nebbo un cravaccato, distrazione muscolare. Poi tant'altro. Insomma, una conferenza dai contenuti elevati che tra il serio e il faceto ha intrattenuto il numeroso pubblico intervenuto anche in maniera divertente. We'll be right back.